Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, benvenuti alla settima puntata anno quarto di Pallavolè. Buonasera agli ospiti, che per adesso sono due, ma arriverà una ospite più tardi. Paolo Luigi Di Silvestre, buonasera. Bravissimo schiacciatore della formazione dell'Abba Pineto, tra i migliori in campo contro il Portoviro, complimenti da parte mia. Grazie. Ero lì a seguirti e anche a esaltare un po' le tue imprese durante la telecronaca. Gabriele Tognoni, tu sei l'altro ospite della Seco Service in Paio d'Ortona, mi dispiace per questo purtroppo settimo risultato negativo consecutivo negativo della squadra di Nunzio Lanci. Buonasera e benvenuto soprattutto nella nostra regione. Tu che vieni da Sabaudia, da quelle parti là? No, io sono piemontese, ma L'ultimo anno sei stato a Sabaudia, ricordo bene. Sì, ho giocato là. Mentre le origini sono piemontesi, di dove esattamente? Di Alessandria. Alessandria proprio, città? Alessandria città. Sì, sì, città. Città dei grigi dell'Alessandria, della squadra sì, di calcio, probabilmente, che c'è tanta storia. Bene Gabriele, o meglio, male nel senso che i risultati mancano, però ne parleremo fra qualche istante. Prima sentiremo abbondantemente il nostro Paolo Di Silvestre, almeno ci sono delle note positive, però prima di passare al Superspot vi preannuncio che in corso d'opera entrerà pure in contatto con la nostra trasmissione, quindi intervisteremo Ilaria Orlando, che è un'ottima giocatrice, una schiacciatrice della formazione della Gada Pescara Project in B2 femminile, squadra che vinceva 2-0, poi però si è vista rimontare 2-3 contro il Massa Lombarda. Di questo parleremo dopo. Avremo anche un servizio dedicato alla festa della pallavolo regionale che c'è ogni anno, organizzata da Fabio Di Camillo e dal suo staff, della bravissima Federica Roselli quest'anno. E allora, Paolo, prima di cominciare, una battuta: abbiamo detto lui è piemontese, ma tu vogliamo ricordare con orgoglio per la nostra regione che sei di... Io sono pescarese doc, e quindi gioco in casa quest'anno. Era ora, ti aspettavamo da qualche anno che un giocatore abruzzese tornasse nella sua patria, quindi un motivo in più per fare bene, giusto? Sì, non vedevo l'ora di tornare a casa e quindi un motivo in più assolutamente. Approfittiamo per fare un saluto a chi? Ai tuoi nonni? Ai miei nonni che guardano sempre la trasmissione. La categoria splendida quella dei nonni, puoi fare anche i nomi se vuoi. Attilio e Linda. Attilio e Linda, bene, salutiamo anche noi. E allora noi ci fermiamo un attimo con il Superspot, riprendiamo subito dopo con i titoli, ma prima devo ricordarvi che la puntata del 5 dicembre, quindi fra due martedì, non il prossimo, comincerà con mezz'ora di ritardo alle 21.30 per motivi interni. Ne riparleremo anche nel corso della prossima puntata. Superspot, via. Il vero pregio di una residenza è il rispetto della terra che la ospita e di chi questa terra la vive. Per questo diamo ad ogni progetto lo spazio giusto a ciò che conta davvero. Perché quello che vogliamo costruire è un futuro fatto di valori e innovazione, che non perde mai di vista le proprie origini. Di cosa abbiamo bisogno, in fondo, per essere felici? Di orizzonti sempre nuovi, da chiamare casa. Eccoci qua, allora andiamo subito con i titoli che riguardano innanzitutto il successo importantissimo della formazione pinetese, vediamoli insieme. Super Abba porta in porto, Viro, due punti d'oro, pinetesi, che gran coro, i tifosi si sono fatti sentire come in un bel finale che poi riascolteremo in un frammento di una ventina di secondi. Ci hanno messo la firma anche loro perché vi hanno dato una mano, ma di questo parleremo dopo. Purtroppo, per quanto riguarda la Seco Service, che io ho ribattezzato Sfigo Service per tutto quello che sta succedendo da anni, Ortona steso nel Prata. Purtroppo vi siete allungati su un prato, Gabriele, ma ne parleremo dopo anche con te. E Prata, tra l'altro, sarà la prossima avversaria proprio del Pineto, ma a Pineto, ne riparleremo. Per quanto riguarda invece un altro campionato, Fermo Laltino, che ancora
fermato da naturalmente una questione di calendario. Molto molto bene il tema, infatti abbiamo dedicato questo titolo un po' particolare, visto che si chiama Adriatica Press, Impressionan Teramo. Abbiamo fuso un po' tutto, complimenti, impressionante, complimentissimi alla squadra di Luca Nanni che vince per la terza volta consecutiva per 3-0. Peraltro, tra sconfitte e vittorie, una curiosità, sempre concluse le partite della squadra di Mazzagatti con un 3-0. Anche di questo parleremo dopo. Molto molto bene invece in B2 dopo la B1 la formazione del Montesilvano, che abbiamo dedicato questo distico. Giulia Gas Montesilvano fa il colpaccio a Filottrano, con i nostri complimenti. Le cose non sono andate benissimo per la formazione del Gata, l'altra squadra di B2, e tra l'altro sabato prossimo alle 18 ve lo preannuncio a tutti al Palaroma, perché c'è il gran derby tra Montesilvano e Pescara. Per quanto riguarda il Gata, tanti applausi al via al Gata, che si ferma a metà strada perché vinceva 2-0, l'abbiamo già detto, e poi ha perso 2-3. Pazienza, questione anche di età, di anagrafe, sono ragazze giovanissime, credo che sia una delle scuole più giovani d'Italia, se non d'Europa, perché è qualcosa di impressionante guardare le date di nascita. E poi ci sarà Ilaria a rappresentare il Pescara 3, oltre a un servizio. Allora, cominciamo subito con il quadro dei risultati della 2 maschile giunta alla settima giornata. Vediamo insieme Siena-Ravenna 0-3, altri risultati un po' strani, Paolo. Veramente incredibile questo campionato, dove può succedere di tutto. Consiglio che diamo insieme, non scommettete sulla squadra di questo girone. No, è davvero dura. Ogni giornata può succedere qualsiasi cosa. Quindi... veramente, il Ravenna fa l'impresa a Siena addirittura dopo che aveva perso in casa per 3-0 nel recupero contro il Portoviro, che voi avete battuto con un 3-2 bellissimo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Santa Croce Cantù 1-3, Prata Sie Cortona 3-0, 14, 21 e 23 i set persi. Poi vi diremo anche di questi 22, 23, 24, perché tanti ne ha buttati alle ortiche la squadra ortonese. Cuneo Castellana Grotte 1-3, altro risultato pazzesco, considerando che il Castellana Grotte era all'ultimo posto insieme con l'Ortona, va a vincere sul campo proibitivo di Cuneo e addirittura per 3-1. Continua la marcia invece della solitaria della capolista grottazzolina, con i nostri complimenti, batte 3-1 il Brescia, che sarà invece, caro Gabriele, il prossimo avversario che vi ospiterà fra pochi giorni. Ai ai ai, non sarà sicuramente una passeggiata di piacere. Abba Pineto dunque batte il Portoviro per 3-2, 25-20 per voi Paolo il primo set, poi avete perso entrambi i successivi a 21 per poi rivincere a 23 il quarto set e 15-11 nell'ultimo decisivo set. Aversa ha battuto il Reggio nell'Emilia per 3-2, la classifica vede al comando di Grottazzolina con 20 punti e una piccola fuga. Prata insegue con 16 punti, poi a quota 14 il Siena, 12 punti per Brescia, Portoviro e Ravenna, 11 per la formazione del Cuneo e dell'Aversa, e le formazioni del Cuneo e dell'Aversa. Poi Abba Pineto a 10 punti insieme con Reggio Emilia, Cantù 7, a quota 5 ci sono Santa Croce e Castellana Grotte. Purtroppo in solitaria c'è l'ultimo posto riservato alla Sieco Service, in Padre d'Ortona 2 punti soltanto. E allora ripartiamo. C'è un sottofondo, hai detto qualcosa Gabriele? No? No, no, no. No, no, no. Va bene, allora noi ripartiamo da quello che è successo, poi sentiremo anche quello che ha detto il mister Tomasello. Una partita difficile, complicata, Paolo, perché la formazione, ecco, rivediamo intanto le immagini, ringrazio Antonio Di Berardino che l'ha girata, ha beccato anche il pubblico alla fine. Eccole qua queste immagini, poi ne vedremo altre naturalmente e tante. Qui siamo nella fase, non ricordo se questo era il primo set. Comunque, Paolo, vi aspettate un Portoviro così forte, visto che veniva appunto dal successo clamoroso sul campo del Ravenna per 3-0? Lo temevate un po'? Sì, lo temevamo, come in questo campionato si devono temere tutte le squadre. Abbiamo visto, come detto prima, Castellana vincere 3-1 in un campo come quello di Cuneo, dove in questi anni poche squadre sono riuscite a compiere questa impresa. Portoviro è una squadra forte, ben organizzata, un bel sistema di gioco. Noi siamo stati bravi, abbiamo dimostrato ancora una volta che è una squadra con carattere, quella di Pineto. In casa siamo spinti sicuramente da un pubblico importante, ci segue dappertutto e si fa sentire. Siamo stati bravi a non mollare, eravamo sotto 2-1 dopo aver vinto il primo set,
Non è semplice, soprattutto contro una squadra del genere che è stata sempre lì, anche quando è andata sotto magari di qualche punto nel quarto, nel quinto set. Non ha mollato mai, era sempre presente. Noi comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra con carattere. Per fortuna adesso è arrivato questo nuovo posto che ci dà una grande mano, ma soprattutto per un sistema di gioco, per l'organizzazione di squadra e per magari gli allenamenti, perché fino adesso siamo stati un po' in difficoltà senza opposto, come è normale in questo campionato, è difficile giocare senza un opposto di ruolo, però siamo stati bravi fino adesso a sopperire questa mancanza e adesso comunque ci godiamo anche lui, che ci dà una grande mano sicuramente. Fra un po' ti interromperò perché c'è anche la solita canzoncina Gente di Mare che simboleggia un po'. Sì, questa ecco qua, è una caratteristica. Ecco, sentiamo un po' Religioso Silenzio. Bene, ci voleva questo. Beh, ci vuole, questo questa è una stacco, caratteristica del nostro tifo e ci fa sentire sempre il calore di cui abbiamo bisogno. Ne avete bisogno sempre anche in trasferta e loro vi seguono fedelissimi dall'anno scorso, quante volte ci siamo anche incontrati sugli spalti, soprattutto negli spareggi, eccetera. Approfitto per salutare immancabilmente Fabrizio, che è il capopopolo, la sua truppa di pinetesi, anzi, voce continua, sostegno senza sosta, sembra un bisticcio di parole, nostro tra l'altro fedelissimo ascoltatore, lui ma con tutto il suo gruppo, anche critico, però più che all'orologio magari vanno attenzionati i contenuti e organizzazione, ma va bene tutto se poi il traguardo da raggiungere è cosa comune tra tanti sacrifici su entrambe le sponde, perché anche noi naturalmente lavoriamo perché tutto questo vada nel migliore dei modi. Il discorso appartiene naturalmente alla realtà di Veneto e sta andando benissimo da qualche stagione a questa parte. No, tu non eri su un altro fronte qualche mese fa, però noi abbiamo vissuto questa bellissima stagione con due coppe meravigliose, abbiamo portato proprio qui in studio dove sei seduto tu con il tecnico Tomasello, che ascolteremo fra un po', una stagione che ha visto anche, tu non c'eri Gabriele Tognoni, però l'Ortona pure, una bellissima stagione con la promozione, meglio il ritorno in serie a due, e naturalmente noi appoggiamo tutte e due le squadre perché siamo tifosi dell'Abruzzo, Paolo, è giusto che sia così. Alla vigilia tra l'altro del derby, quasi alla vigilia perché si sta avvicinando, ve lo ricordo in anticipo che il derbissimo si giocherà infrasettimanalmente, forse è un peccato però, ma vabbè, comunque è sempre la vigilia di una festa perché 7 di dicembre, il giorno dopo l'Immacolata, quindi ci si può riposare perché si gioca alle 20:30, si giocherà al Palla Santa Maria, quindi a Pineto, tra Pineto e Ortona e Sieco Service in Pavida Ortona. Torniamo a noi però e rividiamo le emozioni su queste immagini, ringrazio anche Roberto Scaricaciottoli che ce le ha preparate, per quanto riguarda i vari set, perché nel primo set siete partiti discretamente da 0 a 2 a 3 a 2, dopo però vi siete bloccati fino al 9 a 8 con un break di 3 a 0 da 6 a 8 a 9 a 8 per poi lasciare via libera a una fuga, una mini fuga, 18-17, 18-14 e infine chiudere a 20. Sembrava la giornata giusta per chiudere magari l'ostilità anche con un 3-0, 3-1 ed evitare al povero telecronista di arrivare al quinto set. Non avete pietà, vabbè. Il secondo e il terzo set invece sono andati in maniera diversa. Che cosa vi è successo? Perché dopo una buona partenza, se ti ricordi, stavate 4-1 e 8-5, avete ceduto le armi, anche se poi siete stati là, 10 pari, 15 pari, per poi lasciare via libera a loro. Ma come ho detto prima, Porto Viro, come tante di queste squadre di questo campionato, sono squadre ben organizzate che non mollano una palla, quindi il set, un set che magari sembrava dalla parte, in questo caso di Pineto, può tranquillamente andare
per l'avversario, perché non si molla mai. Appena scendi magari un attimo con il tuo livello di gioco, la squadra avversaria ne Approfitta, approfitta sì. e quindi non ci si può permettere comunque di calare di intensità, nemmeno per pochi punti, che poi sono quelli che fanno la differenza alla fine magari di un set, che Quando poi c'è ti riporti equilibrio, certo, indietro. giusto. Il primo set siamo stati bravi e concentrati magari sulla parte centrale, dove abbiamo ottenuto quel distacco che ci ha permesso di portare a casa il set con tranquillità. Invece potevamo sfruttare meglio il secondo set, dove abbiamo avuto tante palle comunque per riacciuffare il set, o a volte anche andare avanti. E poi quando perdi un set del genere non è sempre facile rientrare in campo il terzo set. Loro sono stati bravi a continuare a giocare a un livello molto molto alto, e come siamo stati bravi noi poi a reagire dopo un 2-1 Avrebbe tagliato le gambe a sì, chiunque, è vero, a è vero. chiunque. Invece noi comunque siamo rimasti lì, siamo andati avanti, ci hanno recuperato, però siamo sempre rimasti concentrati, abbiamo giocato di squadra e questo comunque ci ha portato poi alla vittoria. Ottima analisi hai fatto, Paolo, puoi fare anche giornalista, quindi. Allora, riviviamo quel quarto set perché è stato secondo me il passaggio fondamentale, anche perché sono venuti fuori indizi estremamente positivi come quelli che dicevi tu, cioè di carattere, cosa che magari in altre partite è mancato, anche per l'incompletezza della squadra, non Sì, dimentichiamo che credo che Mateusz, mi sembra che si pronunci così, sì, è arrivato sto da. cercando di imparare Frozze, non Frack come è Ma scritto. nemmeno io so bene Poi ho detto Frozze, così mi hanno detto di come. dire ci proviamo. Comunque, che imparasse subito italiano perché lo dovremmo portare qui, io il polacco non lo No, conosco. ma si impegna, Sì. si vuole imparare. Molto, molto bravo, ottimo acquisto. Ci avete messo del tempo, però alla fine non era facile beccare il giocatore giusto. Cosa che dovrete fare voi, caro Gabriele, perché due o tre pezzi ci vorranno. Ma di questo siete consapevoli perché la rosa va integrata. Che ne pensi? In un flash, poi torniamo a te, Paolo. Diciamo che più che la rosa va integrata, siamo stati abbastanza sfortunati da non riuscire ancora a giocare una partita con tutti al Questo è 100%. vero. Patriarca è stato sfortunato perché mai è successo in vita sua di farsi male a una spalla così. È successo al primo campionato e è uno strascico che si è portato dietro e penso sta settimana dovrebbe Sì, poi il rientrare anche più al polpaccio 100%. e va. Poi il polpaccio. Diego è partito a cannone la partita comprata, nonostante fosse una partita ostica, e poi ha avuto fastidi pure lui. A inizio anno un po' di fastidi, un po' di dolori anche, qualcuno con la schiena, qualcuno con la spalla e così via. Quindi non siamo ancora riusciti a giocare una partita in cui siamo noi al 100%. Senti, approfitto per la tua presenza, anche perché voglio sentire il curriculum poi di Paolo perché è molto molto interessante. Tu ce l'hai più breve perché sei molto, no molto, sei più giovane di Paolo sicuramente. 22 anni, 23, sbagliato? 23, 23. 23. E pensa Paolo, questo è un ingegnere, quindi chapeau gli Sì, dobbiamo dare anche del lei, quindi. giusto. Ingegnere, allora Gabriele, complimenti per questa laurea, la triennale, naturalmente poi dovrai Grazie. approfondire, estendere tutto questo. E non è facile studiare ingegneria e allenarsi, non credo che sia una passeggiata. Allora, ingegnere Gabriele, la tua brevissima carriera ha a che fare col sabaudio, l'abbiamo detto, poi in precedenza, velocissimamente. Prima ho fatto il primo anno in A3 l'ho fatto a Toscania e poi sono uscito gli anni prima, i 3 anni prima li ho passati nei giovanili di Modena, tra giovanile, quindi siamo partiti dalla Serie D e per arrivare alla Serie B con qualche allenamento con la Serie A e così via. Niente. 82 nel curriculum invece di Paolo Luigi Di Silvestri, ti abbiamo visto contro Ortona, dicevo, ma questo che sta a fare dall'altra parte? Non mi ricordo se era con Lago Negro, potrebbe essere, Lago facesti un Negro, Santa partitone o Croce. Santa Croce, ma insomma è un abruzzese che sta dall'altra parte, non va bene. Eccoti qua. Allora Infatti. ricorda rapidamente le squadre che sono tante, sei partito No, anche con la Lube, giusto? sì, ho fatto tutte le giovanili con la Lube, poi sono rimasto a Civitanova con la Golden Plus in A2, ho fatto 3 anni, Potenza Picena. sì, Potenza Picena, 2 anni in A2, l'ultimo anno in A3. E poi sono tornato in A2 a Santa Croce
Al Lago Negro e l'ultimo anno ho giocato in Puglia, a Castellana, e per fortuna adesso sono tornato in Abruzzo, in patria. Dopo tanti anni sono Sempre di riuscito a A2, quasi tornare. sempre di A2, senza Sì, quasi, perché A2. beh, insomma, il livello tuo è questo. E complimenti perché c'è una bellissima carriera, pur avendo solo 20, beato 25 te, vabbè, 25, quindi c'è tanta tanta strada perché poi il mondo della pallavolo è longevo. Allora, riviviamo questo quarto set, dicevo, ci riagganciamo a quello che abbiamo detto prima, vediamo altre immagini. Per quanto riguarda il 14 a 11, tu, se ti ricordi, hai fatto due punti, uno più bello dell'altro. E se tu mi consenti, ti devo fare dei complimenti speciali perché hai fatto due o tre punti di una intelligenza straordinaria. Sono i punti che a me piacciono di più. Anche tu hai esultato giustamente e meritoriamente. Complimenti. Ma Fingi di schiacciare forte e poi appoggi quel pallone delizioso. Fantastico. a volte, cioè, la caratteristica proprio di un giocatore può essere fisica o tecnica. Io sono più un giocatore magari tecnico e quindi devo sfruttare le mie abilità in determinati modi, non posso pensare di andare su e tirare tutti i palloni al massimo, ma devo giocare un pochino più di astuzia, Con intelligenza e con saggezza. intelligenza. Esatto, e questo ti fa onore veramente, perché poi sono i punti che gasano anche il pubblico, no? Che si aspetta come l'avversario una schiacciata forte, eccetera, magari che rischia di essere murata, e invece arriva quel pallonetto dolcissimo così, ma si vede che è studiato a tavolino un attimo prima. Non è facile, perché in un secondo devi anche ragionarci su, e così. Eh sì, questa è la difficoltà Certo. del nostro sport, che comunque nel momento in cui il palleggiatore alza e ti arriva la pala, c'hai pochissimo tempo per scegliere il colpo, guardare il muro e tutto quanto, quindi lì entra in gioco l'allenamento che fai tutti i giorni e cerchi di riportarlo sul campo, quindi quello che ti riesce meglio. Lo porti nel campo, soprattutto magari nei momenti di difficoltà, se riesci sempre fuori con le cose che provi in allenamento, con le Quindi, tue sicurezze, diciamo. detto niente, non è facile, perché poi è un rischio, perché se sbagli fai una brutta figura pure, quindi c'è anche questa componente, se vogliamo. Invece la sicurezza che hai, questo Vabbè, il naturalmente. rischio fa parte del Sì. nostro mestiere, Sì, per una cioè. cosa è rischiare con una schiacciata che era la più scontata, una cosa invece è che tenti il pallonetto e si ferma contro la rete, dico, Sì, oppure la butti no, no, fuori. no, certo. Invece Poi. inganni prima il muro e poi la copertura, perché tutte e due escono fuori dal tempo giusto. sì, per Vedi, fortuna è andata bene questa partita. sull'altro campo faceva le stesse cose. Chi ci ha fatto caso? Ma io lo conoscevo perché è stato Ortona un anno. Sette. Esatto, È Felice un mio 7, numero grandissimo 7. amico. Pure l'Altamurano, che è di Sì. Altamura, lui è molto, molto bravo. È Sì, noi 1,87, giochiamo più insieme a quanto. beach volley tutti Ah, gli anni. perfetto, sai benissimo Sì. allora che la pensa come te. Ha fatto tanti punti intelligenti, Sì, no, lui gioca non bene. disponendo di un gran fisico, perché 1,87 massimo, però ha grande elevazione, ma soprattutto una testa che gli fa fare quello che vuole, e riesce a ingannare anche un muro che spesso va fuori tempo e lui passa senza forzare, così con la palletta, come si dice. Sì, di intelligenza, come ho detto Esatto, prima, esatto. cioè, lui è un altro di quei giocatori molto tecnici, quindi sfrutta tutte le sue potenzialità. Non magari tirando sempre forte, ma giocando ad intelligenza. La prossima volta, domenica, contro il Prata, se farai qualche punto così, ti girerai verso la postazione dove sono io Te l'ho e ti farò: ok, brava, detto. la dedica, sì. Hai citato il palleggiatore. Come ti trovi? Non potresti trovarti bene con Matteo Paris, che insieme con Garnica dall'altra parte si avvicina a circa 100 anni, se sommiamo le due età. Garnica credo che sia dell'80 e lui dell'83, siamo lì, tutti e due Sì, quarantenni vabbè, abbondantemente. mi trovo molto bene. Matte sicuramente è un valore aggiunto alla squadra, sia come palleggiatore, vabbè, per la sua carriera, non sto manco qui a dirla, ma proprio come personalità per la squadra. Non a caso è il nostro capitano e ci dà una mano, soprattutto magari nei momenti di difficoltà. È un palleggiatore esperto e lo fa vedere, cioè, lo dimostra durante le partite, durante gli allenamenti, e quindi comunque siamo fortunati e dobbiamo anche apprendere tanto da lui dal punto di vista dell'atteggiamento e
della voglia di fare, perché se a questa età comunque sembra un giovanotto, perché se comunque ha fatto i suoi sacrifici e si è sempre allenato al massimo e c'ha una grande grinta. E mentre andava gente di mare sottofondo, non so se hai visto il più casinaro, tra virgolette, se mi è consentito questo termine un po' volgare, era lui che alzava le Eh sì, braccia e si quello faceva. Esatto, dimostra la voglia che ha ancora la di mentalità ancora di un giocare, sì, e ragazzo che ha voglia di lì fare, ed è fa la differenza. fantastico, certo. Bravissimo Matteo, hai citato 7 che ha fatto 20 punti peraltro col 57% in attacco, questo conferma quello che abbiamo detto. Bene anche Barotto, anche se può fare di più, ne ha fatti 32, stavolta solo 20 contro il Pineto. Tiozzo 17, bravissimo, molto molto bene. Zamagni il centrale, non so se lo conosci Gabriele Zamagni, che ha il ruolo tuo, è un giocatore di grande esperienza e gran valore. Sì, quello assolutamente. Ci abbiamo giocato anche contro quest'anno. Non ero in campo, ma È vero, è è anni che vero. milita Ti in questa strappato. categoria. È anni che milita in questa categoria e ci sta perfettamente. Molto Direi forse bravo. uno tra i migliori 16. centrali della categoria. Ti do due numeri solo. 16 punti, ma soprattutto 83% in attacco e 6 muri punto. Non aggiungo Sì. altro. Vediamo voi, 6 ace, Paolo, contro 2. Battute errate siamo là, 14 e 15, muri vincenti 11 e 12, 47 e 48 le percentuali d'attacco. Siamo veramente su un piano di grande equilibrio. Bene sorgente Alessandro, 76 e 32, libero Jeroncic 5, Froz 27 punti, 59% in attacco con 23 su 39 e 3 muri punto. Bravo, è uscito alla distanza anche perché nei primi due set poco servito, questo va riconosciuto. L'unica cosa che non va, lui lo sa no, per adesso non lo sa, lo saprà, quello che io contesto sempre, le battute errate un po' troppe, 7. Vabbè, questa è una cifra che andrà emendata. Basso 2 punti, ha dato anche lui il suo buon contributo in un momento critico. Paris, citato Paris, 3 punti. Nikacevic è sempre bravo, sta facendo molta costanza. Nikacevic, secondo me, come rendimento è il più regolare dall'inizio della stagione. Anche stavolta 16 punti, 65% in attacco, 11 su 17 e 4 muri punto. Bravissimo il giocatore croato, veramente bravo. Bene anche Rogliski, 14 punti con 2 e 62 e 38 in ricezione, anche perché anche tu sei ricettore e questo va ricordato. In attacco 28%, chiaramente il buon Gianluca può fare meglio, ma si sta riadattando al suo ruolo dopo Sì, che gli è stato certo. strappato via per necessità. Anche un muro punto. Zuair è stato utile anche lui, questo ragazzo, non dico l'altro nome perché non riesco a pronunciarlo. 4 battute, tutte ok, tutte bene, e tra l'altro insidioso perché hanno messo in Sì. difficoltà, radenti il filo della rete, quindi bravo, ha dato il suo contributo. Quello che ti riguarda, e mi fermo qui, 17 punti con un ace, 60 e 30 in ricezione, sei soddisfatto, puoi fare meglio? Sì, no, sono soddisfatto, sono Non è arrivate 40 facile. ricezioni, ho fatto 40 ricezioni È e vero, su 40 ricezioni sono tantissime. sono parecchie, non è Quindi facile più comunque, aumentano le ricezioni, è più più, è aumentano i rischi e scende sì, la è percentuale. difficile. 58% in attacco, bravissimo Paolo, 15 su 26, complimenti, anche un muro punto. E hai fatto 6 punti nel secondo set e 4 punti nel quarto set, questo per scansionare un po' i momenti. Mancano 2 minuti e mezzo, allora facciamo così, ascoltiamo l'intervista di Tomasello, del mister, dopodiché quando rientreremo ti faccio fare un paio di battute sui prossimi turni. E chiuderemo questa parentesi perché tu devi andare via. Ok. Sentiamo Tomasello. Mister Giacomo Tomasello, si sapeva, questa è una partita da 2-3 o 3-2 e così è andata a finire. Sì, avevamo detto anche dentro gli spogliatoi noi con i ragazzi, è una partita lunga, una partita da non mollare, siamo stati bravi a non farlo, il quarto set quando loro stavano sopra 2-1, abbiamo tirato fuori il carattere che questa squadra ha, quindi sono molto contento per loro, molto contento per lo staff in toto che ha lavorato bene questa settimana, molto contento per la società e soprattutto per la città che ci sostiene sempre. Beh, è sempre difficile farlo di 3 punti, poi contro Portoviro che è una signora squadra, ha dimostrato, loro sono molto quadrati, difendono tantissimo, hanno 2 o 3 giocatori di livello superiore, quindi era molto difficile questa gara per noi. Sicuramente adesso Oh, abbiamo. questi avevano vinto 3-0 a Ravenna nel recupero. No, no, ma poi tra l'altro sono molto quadrati, ripeto, hanno 4 centrali forti, hanno 3 schiacciatori forti, un leggiatore superbo,
l'opposto giovane ma di belle speranze, quindi non dimentichiamoci il libero Morgese che ha fatto tanti anni di Serie 2. Però... E quel felice 7 che sa dove sempre dove mettere il pallone. Sì, sì, ma lui è un giocatore di alta fascia, lo sappiamo, felice, lo conosciamo da tantissimo tempo. Però sono contento perché i miei non hanno mollato, sono andati all'obiettivo con qualche sbavatura alla fine del quarto e a metà del quinto, per troppa foga di chiudere il pallone, però questo è comprensibile visto il fatto che erano su di giri per avere recuperato la partita, quindi sono contento e adesso questa vittoria ci dà fiducia. Per una partitona contro il Prata, perché sarà un avversario temibilissimo. Beh, adesso ci riposiamo un attimino, facciamo un attimino placare gli animi e poi da lunedì, martedì, ritorniamo in palestra per preparare la partita di Prata. Un voto secco sul polacco. Beh, secondo me è un 7 pieno, perché è arrivato in 2 settimane, si è ambientato, ci può dare una mano sicuramente, Mateusz, sono contento per lui e per noi. Bene, prima della pubblicità, quarto set, dicevamo prima, comunque dominato e condotto avanti, c'era tanta volontà di vincere. Quinto set a senso unico, perché si sono solo avvicinati da 5-1 al 5-4, però poi via libera a voi. È stato citato Froz, che si è scatenato proprio in quell'ultimo set. Una battuta riguardo il Prata, lo facciamo subito dopo perché c'è uno stacco pubblicitario. Sentiamo un po' cosa ne pensi tu di questa trasferta difficilissima. Eccoci qua. Allora, due domande finali per chiudere. Obiettivo di questa squadra, vi hanno detto qualche cosa, noi puntiamo a, visto che dal primo al settimo posto significa playoff. Ma... un pensierino ce lo fate? Io credo che questa squadra debba pensare partita dopo partita, perché col fatto che comunque è arrivato adesso questo nuovo posto, siamo stati in difficoltà fino adesso, porsi degli obiettivi in un campionato così è difficile capire pure dove ci possiamo collocare alla fine della regular season, quindi secondo me l'unica cosa da fare in questo momento è pensare partita dopo partita e cercare di prendere il maggior numero di punti. Obiettivi sicuramente le playoff, magari vorremmo giocare i playoff, però come l'anno scorso, come gli anni precedenti, la 2 è un livello altissimo e tutte le squadre sono ben attrezzate, quindi quest'anno, sì. Come vogliamo arrivarci noi, ci vogliono arrivare tutte, sarà dura. Cercheremo di sfruttare magari il fattore casa con il nostro pubblico e di andare a dire la nostra anche fuori casa. È una squadra che deve pensare partita dopo partita e dare il massimo, tutto qui. Ti esprimi con la stessa saggezza con la quale riesci a mettere dentro il pallonetto di cui abbiamo parlato prima, dietro il muro. L'ultima battuta riguarda invece la prossima trasferta, che vediamo in grafica, perché voi ospiterete al Pala Santa Maria la formazione del vice capolista del Prata di Pordenone domenica prossima 26 novembre, attenzione, alle ore 16, quindi chi ci ascolta sappia, si ricordi, alle 2 ore prima dell'orario canonico, alle 16 contro il Prata. Ti aspettavi un Prata così forte, così il Prata ha dei giocatori di alto livello, dei giocatori, non lo so, come Terpin, sono anni che vince la regular season, comunque fa dei campionati buonissimi. L'anno scorso ha vinto la 2, Coppa Italia, Supercoppa. Petras è un altro schiacciatore. Bulgaro. Sì, molto forte. Lucconi, il ragazzo giovane. Questo è il punto dolente, perché è micidiale, ne sa qualcosa anche l'Ortona. Sì, sì, no, fisicamente è dotato di un'elevazione incredibile. Io lo vidi Alfano qualche anno fa in Serie B, venne a giocare in Abruzzo, questo è un fenomeno, era giovanissimo e ancora molto giovane. Ci ho giocato tantissime volte. Sì, questo lo dico io. Deve crescere sicuramente, quest'anno gli farà bene, speriamo che domenica
stia un po' tranquillo. Bloccatelo, però fermatelo. È una bella squadra, però come ho detto, secondo me noi siamo una squadra che può giocarsela con tutte e cerchiamo di strappare più punti possibili ogni partita e vediamo, noi siamo sereni, lavoriamo questa settimana e cerchiamo di arrivare al meglio, la prepariamo durante la settimana e stop. E allora, poi ci pensiamo domenica. Certo, tu sei contento di quello che il pubblico pensa di te e anche gli addetti ai lavori, però è anche vero che siamo anche noi, stampa compresa, che abbiamo un ottimo giudizio nei tuoi riguardi, quindi questo ti deve stimolare a fare ancora meglio e portare, come si dice in questi casi, la bandiera dell'Abruzzo ancora più in alto, perché sono convinto che ce la farai. Vi ringrazio molto. Ti aspettiamo ogni volta perché sei anche molto umile. Grazie Paolo. Grazie. Io ti lascio libero, aspetta prima di alzarti un attimo, io passo un secondo a Gabriele. Gabriele, della tua carriera abbiamo già detto qualche cosa, e se vuoi salutare il tuo collega e futuro avversario tra pochi giorni, lo puoi fare perché sta per andare via Paolo Luigi Di Silvestre. A presto, tanto ci vediamo fra due settimanelle nemmeno e niente. E digli pure, piacere. Fammi fare qualche muro sulle tue schiacciate, diglielo, no? Magari, lui magari. Mi deve lasciare libero. E... Quando vuoi, non c'è problema. In bocca al lupo per le prossime, ci vediamo in campo tanto. Tre pellugni. Anche a voi. Alla prossima. Grazie a Paolo. E allora noi riprendiamo con Gabriele. Gabriele, adesso noi vediamo le immagini di una partita che da pronostico era così è andata a finire, però non avete giocato male, lo dimostrano il secondo e il terzo set soprattutto, perché vi siete avvicinati di tanto, ma proprio di tanto. Allora, raccontiamo un po' questa partita sul campo del Prata, che aveva anche il favore di un pubblico di un migliaio di persone, pare, insomma, veramente tante. Bel palazzetto, sì. Pieno. Sicuramente è una squadra fortissima, cioè io adesso il mio primo anno in A2, però giocano molto bene, difendono tanto, ricostruiscono bene, attaccano forte, attaccano alto, sanno gestire tutti i colpi, hanno due schiacciatori di ottimo livello e l'opposto Lucconi, come abbiamo già detto, fisicamente molto prestante. Però dire che non ce la siamo giocata, no, tranne il primo set, però... Tranne il primo set, assolutamente, però gli altri due set non si può dire che non ce la siamo giocata. E infatti è quello che fa ancora più male, perché arrivare lì con una squadra del genere e poi non riuscire a portare a casa nemmeno un set è frustrante. Sicuramente dalla parte nostra, cosa che è migliorata anche dati statistici alla mano rispetto alle altre partite, è sicuramente il numero di errori. Sono calati di molto, 3-4 errori a set in meno, almeno 3. Non è male come dato. Assolutamente, ci siamo allenati molto molto più intensamente in settimana, facendo molto più volume, più ritmo e tutto. Però ancora non basta, ci sono ancora delle cose da limare, che purtroppo la mancanza di qualcuno, anche solo in allenamento, si fa pesare. Gabriele, è più facile prendere una laurea in ingegneria o vincere una partita con l'Ortona? O più difficile? No, decisamente la laurea in ingegneria. Credo che più facile, questo o sia più... solo sia un periodo negativo da cui, secondo me, riusciremo ad uscire. Sì, cerchiamo di sdrammatizzare, anche questo è giusto. No, certo, però sono abbastanza fiducioso io su quello che stiamo facendo, su come stiamo lavorando. Purtroppo, diciamo che possiamo dirlo, non è che fosse questa la partita da vincere assolutamente, sì, in un campo ostico e tutto, però era sicuramente una partita da dimostrare che lottavamo e che c'eravamo, e secondo me lo abbiamo fatto anche relativamente bene.
Sia nel secondo che nel terzo set siete partiti anche abbastanza bene con dei vantaggi, 3-2, 4-2 per esempio. Poi la gara è stata in equilibrio, per esempio il secondo set, fino al 14-9, un break di 5-0 per loro. Intanto era entrato Broccatelli che ha esordito il secondo libero, che è giovanissimo, credo che abbia 17 anni, una cosa del genere, non mi ricordo di preciso. 18, ecco, è giovanissimo, com'è giovane anche Alberto Benedicenti, che non stava bene peraltro. Rischiava di non giocare per niente, poi è subentrato Broccatelli in corso d'opera, ma anche Alberto è molto giovane, una ventina d'anni più o meno come te, forse anche qualcosina di meno. Non in meno. Appunto. Per quanto riguarda poi la reazione, c'è stata e come? Nel secondo set da 14-9 per loro siete passati con un altro 5-0, ma a vostro favore, con Bertoli in battuta, a 14 pari. Avete mantenuto le distanze fino a 19-17, poi c'è stato il rush finale loro. E peccato anche per una battuta errata in coda, se ricordo bene, di Leonardo, di Ferrato. Ma avete retto il confronto anche nel terzo set, quando da 18-13 siete andati a 21-19, non male, un bel recupero, 22-21 per loro, 23-22, per poi cedere 24-23 dopo un punto molto bello di Marshall, e alla fine 25-23 con un Lucconi scatenato, dico solo due cifre, 28 punti questo opposto, 64% in attacco, 25 su 39. Quello che hai citato tu, Terpin, si pronuncia così, alla veneta maniera, 12 punti per lui, il bulgaro Petras 11. E il Prata poi ha anche accumulato 7 ace, anche questo va detto. Per le cifre lo dico rapidissimamente, allora 35% l'attacco vostro contro 47% di un Prata schiacciasassi, questo lo sapevamo. Nel dettaglio 4 punti per Fabi con un muro punto e 75% in attacco. Un po' come Nikacevic e il Pineto, anche Fabi forse è il più regolare dall'inizio del campionato. Tommaso sta giocando una buona stagione e gli si deve dare fiducia di più forse al centro, perché passa sistematicamente. Sei d'accordo con me, Gabriele? Assolutamente sì, diciamo che la situazione è stata un po' come posso dire, il numero di palloni è stato un po' causa dei tre battitori salto spin che ha trovato nelle sue tre rotazioni. Infatti al primo set, che eravamo a rotazioni invertite, ha attaccato lui quattro palloni e ne ho attaccati zero, quindi è perché eravamo a rotazioni invertite. Invertendo le rotazioni è stato un po' più difficile. Avevano tre ottimi battitori salto spin, e di conseguenza era necessario staccare l'accezione da rete per giocare in tranquillità. Abbiamo parlato dei liberi, Broccatelli alla fine farà 50-13 come percentuali, 20-20, Benedicenti finché è stato in campo. Fabi, l'abbiamo già detto, Bertoli 8 punti, non è stata la migliore giornata del buon Matteo con 24% offensivo, Del Vecchio 2 punti, Marshall solo 7, che non è da lui, con 35%. Aveva cominciato bene, come hai ricordato tu, Cantagalli con 7 punti e 47% in attacco. E poi un'altra notizia, 5 battute, che è quella che ha fatto finché è stato in campo, senza errori, così come anche tu 0 errori in battuta, questo è un dato positivo, però in attacco 29%, sei stato servito anche tu poco, con un muro punto, 5 punti per Ferrato con 3 muri punto, queste sono le cifre. Te ne dico altre, un po' curiose. Che diciamo che affiancano un po' quello che dicevi tu, che tutto sommato la squadra non è così disastrata, se non purtroppo nei punti, nelle vittorie, perché mancano. Però non siete stati fortunati, a parte diciamo gli infortunati, un bisticcio di parole, in più di un set. Li elenco rapidissimamente: a Siena avete perso un set a 22, a Portoviro avete perso 25-23, se ti ricordi, e 15-12 al tiebreak. Avete perso 25-23 e 26-24 con la capolista Grottazzolina, dove giocaste forse la migliore partita. Due set persi, diciamo, i vantaggi. Un 25-22 da Versa, un 26-28 con Santa Croce, un 23-25 con Ravenna e un 23-25 contro il Prata. Beh, insomma, sono dati, mettiamola così, incoraggianti. Gabriele. Assolutamente, infatti è questo che fa ancora di più, ci fa pensare, cavolo, perché siamo lì con tutte le squadre. Dire che non ce la possiamo giocare è assolutamente impossibile da dire,
sembra che ci manchi sempre quel qualcosina per fare quel passo in più. E ci stiamo lavorando sodo perché è l'unica cosa che si può fare. Gabriele, soddisfatto del tuo breve percorso perché hai giocato poco naturalmente, però adesso stai giocando, puoi fare di più, che cosa ti riesce meglio e che cosa devi invece migliorare per te stesso? Posso fare sicuramente di più, diciamo che le prime due partite che ho giocato c'è stato anche un po' di difficoltà anche nello stare in questo ambiente, anche un po' legato a un po' le emozioni, un po' di Certo, ci sta. infrasettimanale non mi allenavo spesso con la squadra dei titolari, quindi un pochetto di dinamiche hanno pagato così. Però diciamo che l'ultima partita parte un po' di sfortuna in Giocato attacco, meglio, dai. che quella non so più cosa farci, devo migliorare sicuramente, però la fortuna non è dalla mia parte. Diciamo che sono soddisfatto, qualche muro punto in più, tanti tocchi positivi, qualche muro punto in più lo apprezzerei. Per quanto riguarda la battuta, mi ritengo soddisfatto, sicuramente devo lavorare in attacco. Per Bene, dare una allora prima, mano, scusami. certo, prima di lasciarci, a parte il fatto che ti auguro veramente un futuro roseo, indipendentemente dall'Ortona, da questo campionato di A2, in attesa dell'ecografia, del responso dell'ecografia per Cantagalli, speriamo, ecco, che la squadra, e anche dell'eventuale rientro di Patriarca, speriamo che la squadra a Brescia dia una prova veramente di orgoglio, ci metta tutto quello che può e magari uscire fuori con un risultato diverso dal pronostico, che chiaramente è tutto a favore dei Lombardi. Vediamo in grafica questa partita e sentiamo un po' che cosa ne pensi tu, mentre aggiungo pure che la società in cerca di consolidare, sta cercando di consolidare una squadra che è in difficoltà con l'arrivo di almeno un paio di pezzi stranieri, sicuramente per più di un ruolo, perché sono un po' messi tutti in discussione, nessuno è escluso. Quindi ci aspettiamo almeno un paio di pezzi. Intanto c'è questa partita di Brescia che vediamo in grafica, si giocherà domenica prossima alle ore 18 sul campo appunto della formazione lombarda. Gabriele, quello che senti tu, quello che ci puoi anticipare e soprattutto se ci metterete quello che vi sto chiedendo, l'anima. L'anima assolutamente, credo che sia il requisito base per affrontare non solo questa partita, ma tutte. E per quanto riguarda la squadra, io so che giocano bene, non li abbiamo ancora studiati, li studieremo in settimana assolutamente. So che giocano bene, so che sono una squadra completa, che anche la classifica dimostra che sta in altra classifica, però come abbiamo detto prima, se ce la siamo giocata comprata, arrivando lì, io spero che sia l'occasione buona per non arrivare lì e andare avanti. Bene, sei un ingegnere meccanico, dico una sciocchezza? Bravissimo, Sì, no, sono ingegnere meccanico, giusto. allora dai un'aggiustata a sta squadra, va bene? Grazie. Allora, grazie Gabriele, sei un ragazzo molto simpatico e ti auguriamo tutto il bene possibile. Centimetri, quanto sei alto, giusto perché non ti si vede? 203. Ah, però, quindi questo muro lo puoi ulteriormente migliorare. Speriamo. Grazie Gabriele, veramente grazie di cuore. In bocca al lupo a te e a tutta la squadra per un futuro completamente diverso da quello attuale. Grazie, noi procediamo con i risultati di A2 femminile in attesa di Ilaria Orlando, schiacciatrice del Gada Pescara Project, che si inserirà fra qualche istante, però noi andiamo avanti, ottava giornata di un campionato dove purtroppo la Sirdeco Pescara continua a perdere 0-3 nonostante il secondo e terzo set persi a 21-22 dopo il primo perso a 15. Gli altri risultati: Brescia-Bologna 3-0, Soverato-Busto Arsizio 2-3, Albese-Altafratte 3-0, Messina-Perugia 0-3. La classifica vede al comando il Perugia con 22 punti, Busto Arsizio 20, Messina 18, Talmassons 17, Brescia 15, Albese 12, Bologna 8 punti, 7 punti Soverato, 1 punto Altafratte e 0 punti la Sirdeco. Le ultime due le affronterà proprio nei prossimi turni. Intanto vediamo qualche immagine di questa partita persa in casa contro la squadra friulana. E ancora un secondo e terzo set di buon livello. Eccole qua le immagini.
con gli avversari che hanno avuto nella Piomboni 15 punti, la migliore in campo. L'inesperienza però ha poi tradito di nuovo, come è successo anche in altre circostanze. Pregevolissima la prestazione della Tosic, 19 punti con un ben 45% in attacco, almeno possiamo fare complimenti a questa giocatrice. 8 punti per la solita Bassi con 4 muri punto, la Formenti 2 punti, Casarotti 3, la Martinez 4 però con un 57%. Falcone, la capitana, 63 e 26, è anche il libero, lo ricordiamo, 44% della Stellati in buona media. E per quanto riguarda le due gare di fila più abbordabili col turno infrasettimanale, che vedremo fra un attimo, intanto vi comunico che è stato interrotto, questo in un comunicato, con i dovuti ringraziamenti della società, il rapporto con le atlete Bekic e Rumori. Adesso vediamo anche i prossimi turni, perché ne sono due, c'è un turno infrasettimanale. Si giocherà, vediamo in grafica, ecco qua, giovedì 23 novembre, quindi fra un paio di giorni, sul campo dell'Altafratte, magari un'occasione buona per fare punti. Vi ricordo che i punti poi verranno portati nella seconda fase, dove ci saranno dei gironi con 10 squadre, le ultime 5 retrocederanno. La Sirdeco dunque giocherà alle 20:30 giovedì 23 novembre sul campo dell'Altafratte, per poi rigiocare domenica ancora una trasferta contro il Soverato, praticamente la prima di ritorno, alle ore 17 in terra calabrese, ripeto, domenica 26 novembre, quindi due trasferte consecutive. Intanto vedo sul monitor che è arrivata Ilaria Orlando, che saluto. Ilaria, buonasera. Mi senti? Buonasera a tutti, sì sì. Sì, ti abbiamo già annunciato, quindi il mondo femminile ti aspetta, ma non soltanto quello. È chiaro che noi procediamo con la B1 femminile, dove siamo arrivati alla settima giornata, non ha giocato, ha riposato ancora l'Altino, che tornerà in campo con la trasferta di Marsala, ma questo lo diremo la settimana prossima. E per quanto riguarda il riposo, si è fermato anche l'Energy Catania. Per quello che riguarda gli altri risultati, l'Adriatica Presteramo, abbiamo già detto in apertura, ha battuto il Castellana Grotte 3-0, 22-23-20, set difficili però gestiti con oculatezza e saggezza. Crotone Arzano, gli altri risultati 1-3, Fasano Terrasini 3-0, Santa Teresa di Riva Marsala 3-2, San Salvatore Teresino Catania 1-3. La classifica vede al comando l'Arzano con 16 punti, Energy Catania, Santa Teresa di Riva e Fasano 13, poi a Paia le due abruzzesi, Altino e Adriatica Presteramo quota 12, Marsala 8, Castellana Grotte 6, e poi Catania 5, Terrasini 4, Crotone 3, San Salvatore Telesino 0 punti. Vediamo adesso le immagini del successo dell'Adriatica Press Teramo, terza vittoria di fila per 3-0, una curiosità, l'ho già detta, tutti i risultati, sconfitte comprese, sono finiti 3-0, un particolare molto curioso, questo va detto. C'è la nota più buona, più positiva, oltre al risultato, è quella del ritorno in campo, la salutiamo con molto affetto e molta stima, di Monica Lestini, giocatrice importantissima, imprescindibile, 21 punti per lui, 22 qualche altro dato, la porta così, comunque siamo oltre 20, 3-7 tosti complessivamente, dicevamo, ma condotti al sicuro con un vantaggio costante, per un totale di 9 muri punto e 5 ace per la squadra di Luca Nanni, che sta facendo veramente un ottimo lavoro, complimenti. Punti individuali, per quanto riguarda le ospiti, la Bondarenko 16 punti per le pugliesi, per le nostre Vendramini 1 punto, la Ragnoli 9 punti con 2 esse e 2 muri punto, Poli 12 punti, complimenti, con 47% in attacco oltre a 2 esse, la Costantini, la capitana, 10 punti con 2 muri vincenti, 2 muri vincenti e 4 punti per la Mazzagatti, la Lestina abbiamo detto 21 punti con 42 in percentuale in attacco e 2 muri punto, e infine Simona Ventura, libero, 52 e 35. Complimenti alla squadra teramana, che sta facendo veramente un ottimo campionato da matricola, lo ricordiamo, e che affronterà nella prossima turno nessuno, perché potrà riposarsi, quindi ci sarà un turno di riposo, mentre l'Altino, vediamo insieme in grafica, eccoci qua, l'Altino giocherà sul campo del Marsala sabato 25 novembre alle ore 16, per poi prendere naturalmente l'aereo dalla Sicilia, mentre abbiamo già detto che l'Adriatica Press Teramo, lo vediamo anche in grafica, potrà riposarsi di nuovo, come era successo un turno precedente. E allora passiamo adesso alla B2 femminile, vediamo il quadro dei risultati della settima giornata con Colle Marino Castelmaggiore 3-0,
Pesaro Porto Sant'Elpidio 3-0 Filottrano, Julia Gas Montesilvano 1-3 25-18. La squadra di Iachini e Mazzucato stava perdendo per poi vincere tutti gli altri 7-17 21-19. Il contrario di quello che è successo, Ilaria Cara, mi dispiace per voi, al Gada Pescara Project 2-3 con Massa Lombarda con molta rabbia e molto rammarico, eravate 2-0 a 22, addirittura a 14 nel secondo set contro le giocatrici ravennate, per poi perdere a 24, quello che fa più rabbia, il terzo set, poi a 22 e a 12 nel tie break. Cervia Potenza Piscina 3-0, Olimpia Ravenna Rimini 3-2, prima vittoria anche dell'Olimpia in campionato. Teodora Ravenna Riccione 0-3, Riccione conduce con 19 punti, Pesaro 17 con le Marino 16, Cervia 15, Massa Lombarda, Potenza Piscina e Teodora Ravenna 12, Porto Sant'Elpidio 11, Filottrano 10, sale a quota 9 Giulia Gas Montesilvano, a 6 il Gada Pescara Project che ha preso un punto, Rimini 4, Olimpia Ravenna e Castelmaggiore 2 punti. Bene, e allora cominciamo a parlare con te, perché poi ci sarà anche l'intervista al tecnico Maurizio Schiazzi e alla capitana Deborah Olleia, sentiremo fra un po', però sulle immagini molto belle, io ringrazio Carlo Di Blasio per le splendide azioni che ha ripreso dal basso all'alto tutte le postazioni, mi complimento con lui perché sono veramente belle. Cara Ilaria, dicevo prima, e fa veramente rabbia, ecco, sente anche in sottofondo la vivacità di una partita tiratissima, molto bella peraltro, Ilaria. Sì, sì, è vero, è stata una bella partita, infatti è stato un peccato anche perché erano dei punti che ci servivano, insomma, anche per muovere un po' la classifica. E come hai detto anche prima tu, Sergio, ci dispiace tanto per quel terzo set, forse lì poi abbiamo perso un po' la concentrazione, siamo andate giù e non siamo più riuscite a prendere la partita contro comunque delle avversarie esperte. Siamo giovani, la strada da fare è ancora tanta, il campionato è lungo, quindi speriamo bene anche nelle prossime partite. Sì, tra l'altro ho detto prima che tu arrivassi che la vostra è una delle squadre più giovani, ho detto d'Italia, forse anche d'Europa, magari esagerando, però per far capire tutto quello che ho detto. E allora sai che faccio? Approfitto su queste immagini per ricordare anche le date di nascita, nel senso che partiamo da te che hai realizzato 17 punti con un muro punto e un ace tra l'altro, ma che puoi fare di più, devi fare di più, questo è un obbligo, te lo dico io perché so le tue doti straordinarie, ti vedremo molto spesso in azione su queste immagini che ti hanno ripreso su magari movimenti diversi. Eccoci qua, questo è un tuo attacco vincente, per fortuna ti abbiamo preso in flagrante, come si dice. Allora, stavo dicendo, tu classe 2005, del 2005 anche la palleggiatrice Irene Mangano, 6 punti per lei, non male per una palleggiatrice, tra l'altro ha giocato due ottimi primi set, poi ha avuto anche la sostituzione di un elemento che ci ha stupiti e che ci ha fatto una bella sorpresa, ne parleremo dopo. 3 ace per la Mangano e anche 2 muri punto, anche lei classe 2005. Patricia Ragni, che sembra dimostrare più anni di quelli che in effetti ha, perché anche lei è giovanissima, 2003, 19 punti per lei, 4 muri punto, 2 ace e una pipe pure vincente. Giulia Dell'Orso, anche lei classe 2005, 8 punti con ben 5 fast vincenti e 2 muri punto. Roberta Pasquini, 9 punti con un muro vincente, 2004, così chi ci ascolta conferma quello che sto dicendo. Grazia D'Amore, anche lei ha fatto una breve apparizione, un punto, addirittura 2007. La Deborah O'Leary, la capitana, è molto vecchia, molto anziana, classe 2000, che sentiremo poi dopo, ottima la sua prestazione peraltro, con 3 muri punto, 2 ace e 4 fast vincenti. Valentina D'Arcangelo sembra dalla più anziana, non ho capito se è 96 o 98, comunque siamo lì, ha compiuto proprio lo stesso giorno, 27? No, è 96. 98? Ah, 96, quindi 27 anni. Era il giorno del suo compleanno, le ho fatto gli auguri in campo, glieli rifacciamo adesso insieme. Anche un punto per lei con un muro vincente. E poi c'è di nuovo una 2007 che è l'altra palleggiatrice che è stata un po' la rivelazione. Molto brava, Chiara Di Giambattista, che ha fatto anche un bellissimo muro punto. Complimenti a questa ragazza che è molto interessante, palleggio pulito, ha le idee chiare e anche intraprendente, perché ha provato a rimettere di seconda due pallette che poi sono state recuperate da un'attenta difesa ospite. Ilaria, commento tuo.
Sì, come hai detto anche tu, siamo tutte giovani, quindi la strada da fare è ancora tanta, cioè comunque ci sono ancora dei momenti in cui andiamo tanto giù e poi momenti in cui facciamo bene, molto bene, quindi dobbiamo proprio andare a migliorare questi momenti qui, dobbiamo cercare di non subire così tanti punti perché sennò dopo dobbiamo fare la rincorsa, come hai visto anche tu pure all'inizio della partita. E niente, comunque sono convinta che essendo un gruppo giovane riusciremo sicuramente a migliorarci durante l'anno e sono convinta che riusciremo anche ad avere dei buoni risultati, insomma. All'appello mancano dei pezzi prima della pubblicità per completezza di informazione. A parte che di squadra avete sbagliato 8 battute contro 5, loro sono stati attentissimi, non hanno sbagliato praticamente quasi mai. Però meglio voi in ace, ben 9, questa è una bella notizia, contro 5 loro e ben 14 muri punto contro 13 della squadra del Massa Lombarda. Per completezza, e poi andiamo alla pubblicità, Castaldi, Daria è libero, anche lei 2006, ma c'è anche un gruppo che non ha giocato, però è composto da Altea Cavicchia 2008, Paola Turlo, se ricordo bene, 2007, 2007 anche Giulia Di Carlo, 2008 Chiara Sciarofi e 2008 anche Lorenza Falone. Quindi abbiamo detto tutto quello che potevamo dire, fatevi i calcoli, una media pazzesca. Pubblicità. Bene, allora abbiamo citato prima Daria Castaldi, che è stata buona protagonista, brava, lei è legata al mondo del beach volley, tanto per ultimare la, diciamo così, tutta la lista delle giocatrici che si sono comportate bene, ma tutta la squadra ha ben risposto. Avete giocato un'ottima pallavolo nei primi due set, Ilaria, questo che lascia dei rimpianti. Però succede, era successo anche nella partita precedente persa in trasferta con due set regalati quando eravate in vantaggio. Inesperienza? Sì. Anche l'altra partita, sì, secondo me paghiamo proprio per quello, perché anche nella scorsa partita siamo arrivati a 23, mi pare, nei primi due set, poi nell'ultimo set ci siamo un po' smontate, siamo scese sì, giù. Ma quello succede. Però secondo me sì, paghiamo proprio di inesperienza, perché poi quando siamo punto punto le avversarie che sono più esperte sanno dove devono mettere la palla, quindi di conseguenza magari noi facciamo qualche errore di troppo, ci innervosiamo un pochino e poi perdiamo così. Beh, insomma, so che state lavorando tantissimo con un ottimo allenatore, peraltro che ascolteremo fra un attimo. E ci si è messo di traverso anche l'arbitro, questo va detto, perché ha sbagliato 3-4 decisioni, tutte contro di voi, compreso l'ultimo punto che, per il quale avete contestato palla fuori, invece l'ha data dentro ed è finito il set e avete perso il punto. Sì, è vero, è vero, è vero, pure gli arbitri diciamo che non ci hanno accompagnato, mettiamola così. Pure sì, l'ultimo punto, lì ci siamo tutte rimaste un po' male perché quella palla era decisamente fuori, è stata fischiata dentro e poi a quel punto lì non si può fare più nulla. Sì, sareste andati sul 14-13 visto che avete perso 15-12, era tutto, sarebbe stato tutto in discussione fino alla fine. Sì, sì, esatto. Poi cosa vuoi dire? Niente. Perché loro comunque hanno ragione, non si possono contestare. Eh certo, cioè non è mai facile azzeccare, non c'è il videocheck a questi livelli. Però peccato perché le decisioni, alcune per esempio una palla trattenuta, accompagnata, non fischiata, clamorosa anche nei loro confronti. E vabbè, può succedere, peccato davvero perché la partita è stata molto in equilibrio con una squadra, contro una squadra che aveva secondo me due o tre elementi molto forti come la numero... mi sembra il numero 14 era Spada, e a prossimi 14 punti anche della capitana, molto brava la Verlicchi che ha 30 anni, quindi insomma anche in questo si vede la differenza, ma soprattutto una trascinatrice nella palleggiatrice 24enne, era Pisarda, con la quale mi sono complimentato, la palleggiatrice bravissima, che oltretutto ha fatto la bellezza di 12 punti, una palleggiatrice 3 ace e 3 muri punto, è tutto dire, veramente molto interessante, di un'altra categoria secondo me. Sì, brava, brava, è vero. Ha variato tanto il gioco, ci sì, ha messo in difficoltà. Sì. Ecco, sì, sì. È vero. Sicuramente. Rivivendo, prima di passare alle interviste, i set
di questa partita. Voi eravate partite malissimo, te lo ricordi? Sì, siamo partite male. Infatti anche prima, come ti ho detto, abbiamo fatto la rincorsa già dal primo set. Pure il secondo set, se non sbaglio, era partito che eravamo punto a punto, dopo siamo salite noi e è finito, mi pare, a 12. Pure sì, il terzo a 14 set. Addirittura. Stavate perdendo 7 a 9 addirittura. Poi una rimonta con un parziale di 5-0, 12-9 e non vi ha fermato più nessuno. Ma nel primo set stavate perdendo 4-0. Poi ha dovuto chiedere time out il povero Maurizio e poi è cambiato completamente. Siamo partite male. Poi piano piano ci siamo riprese, abbiamo cominciato a giocare. Esatto. Anche nel terzo set siete partite malissimo, 1-5, per fare poi un 5-1. Restituendo la pariglia e andare a 6-6, poi di nuovo un 4-0 per voi quando state perdendo per 2 punti 9-11, quindi 13-11 avete capovolto ancora. E questo che fa rabbia? 18-15, 22-19, siete a un passo dal 3-0. Ilaria, mannaggia, non ce l'ho con te ovviamente. È stato un peccato, proprio sì. Ci dispiace tantissimo perché erano, come ti dicevo pure prima, tre punti importanti. E chissà se comunque quei tre punti un giorno faranno la differenza, non lo sappiamo, ma non so, forse è stato proprio... abbiamo mollato all'ultimo, forse la concentrazione... abbiamo cominciato forse a sbagliare un po', ci siamo un po' innervosite, è finita così poi. Loro sul 24 pari si sono affidati alla capitana, quella ragazza molto brava di colore che ha fatto il 26-24, ha risolto tutto. Ecco, questo per dire che l'esperienza in quei momenti chiave conta tantissimo. Sì, sì, assolutamente. Ma però ci dovete credere perché giocate una bella pallavolo, eh? Sì, sì, sì. Ma come ho detto anche prima, abbiamo dei momenti in cui facciamo benissimo e poi ci sono proprio quei momenti dove andiamo sotto e non si sa per quale motivo. Tipico delle giovani. Esatto, come la partenza del quarto set. Questo è un dato positivo però, perché stavate perdendo, lo dico ad alta voce, c'è il microfono, 8-1. E siete arrivate con un parziale di 9-3 all'11 pari. Questo ridonda lode, è un merito questo, che poi chiaramente, sai, quel recupero vi è costato sacrificio perché poi avete perso alla fine a 22, un peccato davvero, per poi giocare un quinto e ultimo set in modo equilibrato, poi vi hanno staccate verso la coda, ci hanno creduto di più. Ecco, quello che mi interessa è che voi ci crediate in futuro. Fammi questa promessa in aria, perché è una ragazza intelligente e sveglia e anche una trascinatrice, però alla squadra manca un po' di carisma ed è un peccato perché nei momenti chiave poi si fa sentire tutto questo. È vero, sono d'accordo con te, però cercheremo di fare il meglio in futuro. Futuro che significa anche derby, ma a proposito di derby, facciamo una cosa, apriamo una parentesi, poi torniamo con le interviste al tecnico vostro e all'Aulea. Apriamo una parentesi che riguarda, perché le immagini sono molto scadenti, ce ne scusiamo, che riguarda il successo del Giulia Gas Montesilvano sul campo tutt'altro che facile di Filottrano. Primo set a parte, vediamo pochissime immagini, un'ottima rimonta, sono quelle che sono, comunque quelle sono le squadre in campo. La Bratti capitana acciaccatissima, 53-6 per quanto riguarda il libero, la Ronzitti 13 punti con 2 esse e un muro punto, 37% in attacco per la Cipriani, 14 punti per la brava Sara, Moccia ha fatto ancora di più, 16 punti con 2 esse e un muro punto, Mirabilia 4 punti e 2 muri punto. Tra l'altro ho saputo che oltre al nostro Tognoni che è stato ospite ci sono due ingegnere e sono proprio la Mirabilio e la Ronzitti, se l'informazione è corretta, complimenti davvero. Ciardelli 7 punti con 5 muri vincenti, complimenti a Federica, la Spagnoli 6 punti e 3 punti per la Nubile con 2 ace. E a proposito di questa gara della formazione del Montesilvano di Giulia Gas, ci sarà il derby nel prossimo turno. Di questo parleremo dopo. Sentiamo cosa hanno detto Maurizio Schiazza e Deborah Lei al microfono a fine gara.
mister Maurizio Schiazza, veramente peccato, perché loro hanno rimontato da 2-0 a 2-3, è finito un match che avreste meritato di vincere, francamente, per quello che hanno fatto tutte le ragazze che, ricordo, sono giovanissime. Allora, diciamo così che stiamo giocando già da più di due settimane bene, relativamente bene, cioè dico relativamente perché poi le squadre sono tutte così, nel senso che sono agguerrite in difesa, giocano tanto, quindi bisogna schiacciare, rischiacciare più di una volta per mettere la palla a terra. Sabato domenica scorsa abbiamo fatto una partita veramente eccezionale pur perdendo 3-0, oggi abbiamo fatto una bella partita, in più devo dire che hanno interpretato molto bene tutte le cose che durante la settimana avevamo visto di questa squadra, diciamo le cose più che le mettevano un po' in difficoltà. E purtroppo poi non siamo stati capaci, diciamo, di farlo per 5-7. Noi dobbiamo entrare nell'ottica che le partite per noi durano sempre 5-7. Maurizio, comunque avevate di fronte una gran bella squadra con Lara Pisarda in maniera particolare, è una giocatrice, la palleggiatrice, che non c'entra niente con questa categoria. Allora guarda Sergio, qua i giocatori, nome o non nomi, sono tutti bravi, se hanno tutti una qualità, cioè se qualcuno forte in attacco, fortissimo in difesa, veramente squadre che difendono alla morte, quindi noi non ci possiamo mai rilassare per come siamo noi, comunque siamo una squadra che si deve salvare, comunque una squadra che non si può permettere nessun tipo di rilassamento, quindi oggi abbiamo pagato magari l'incapacità di essere continue per 5 set, abbiamo subito quel terzo set così senza fare niente, abbiamo perso la partita. Capitana Deborah Olleia, a te complimenti in maniera particolare per la tua prestazione che va oltre i 15 punti, ma non è soltanto questo, tutta la squadra ha dimostrato di essere cresciuta sensibilmente, peccato davvero perché almeno questa vittoria l'avreste meritata. Sì, buonasera a tutti e ecco, purtroppo ci è mancato quel pizzico in più per portarcela a casa. Intanto abbiamo già fatto un punto, questo almeno non andiamo proprio a casa scontente al 100%, e comunque grazie per i complimenti, anche se penso che potevo fare di più. E quindi ecco. Però è una squadra, come dicevo anche col tuo mister, notevolmente cresciuta da due mesi a questa parte. Vi manca quel pizzico di determinazione dettato dall'esperienza. Di fronte avevate delle giocatrici marpione di assoluta qualità che sono uscite fuori alla distanza. Sì, infatti quello che ci manca al momento è la mentalità, perché tecnicamente siamo forti e si è visto nei primi due set che abbiamo dominato. E poi ecco, ci manca appunto l'esperienza per poter andare avanti e reagire, perché abbiamo visto che le avversarie sono state brave proprio a reagire loro e quindi se la sono meritate, hanno avuto la meglio su di noi. Tutto alla vigilia del gran derby con il Montesilvano. Esatto, adesso testa alla prossima partita e ci metteremo il 100%. E allora a proposito di derby, parliamone veramente in un minuto su qualche altro scorcio immagine, perché purtroppo il tempo è tiranno, ma soprattutto perché devo lasciarti andare secondo una promessa che ti ho fatto. Allora, gran derby, vediamo intanto in grafica, possibilmente dalla regia, questo derby, chiedo scusa la regia una dietro l'altra, le mie richieste, Giulia Gas Montesilvano, 25 novembre del 2023 contro il Gada Pescara Project, il gran derby, l'unico di questa B2 femminile gione, alle ore 18 al Palaroma. Allora, Ilaria, che partita ti aspetti e soprattutto cosa ci dovrete mettere in più per fare fuori le cugine che sono bravissime, tra l'altro, e sono in rimonta e stanno crescendo notevolmente anche perché il loro valore è di una certa qualità? Secondo me non sarà una partita assolutamente semplice, e dobbiamo lavorare tanto questa settimana e credo che comunque anche loro hanno più esperienza di noi, perché ci sono comunque degli elementi che hanno fatto già tanti campionati di Serie B o anche più alti, insomma. E quindi non sarà semplice e dobbiamo lavorare insieme e niente, mettercela tutta.
mettercela tutta, perché non sarà una partita facile, ma sicuramente sarà una partita bellissima, lottata fino all'ultimo punto, come si dice. Grazie Ilaria Orlando, la promessa la devo mantenere, ti grazie devo lasciare e noi dirottiamo tutto sulla festa della pallavolo presentata a Giulianova al Cursal da, ottimamente da Tiziana Smargiassi, e un grazie grande così a Federica Roselli per interviste e non soltanto per quello, per la parte tecnica al nostro Antonio Di Bernardino. Via con il servizio. Non è solo un momento per dare un segnale di attenzione alle società che hanno conquistato i titoli di categoria e di serie nel corso della stagione precedente, ma è un'occasione per rifare un punto della situazione con i vertici della nostra federazione, per sottolineare le cose che hanno funzionato e le cose che non hanno funzionato, e quindi per dare, diciamo così, i giusti stimoli alle nostre società per cercare di fare sempre meglio in vista della stagione 23-24 che è appena iniziata. Ci sono due temi su cui io mi sono soffermato a lungo, e cioè quello che riguarda la riforma del lavoro sportivo e il tesseramento, quindi la nuova normativa che riguarderà il tesseramento e che sarà pesantemente condizionante per la vita delle nostre società. Ovviamente l'occasione l'abbiamo colta in pieno per avere dal vicepresidente federale Luciano Cecchi indicazioni molto precise, molto concrete, molto operative su quelli che saranno i nuovi problemi che dovranno affrontare le nostre società. Il futuro della pallavolo, si guardano i dati che pervengono in questi periodi in federazione, mi lasciano ottimistica e ottimista per il semplice motivo che abbiamo una crescita non indifferente a livello di tesserati, a livello di società sportive. Questo credo che sia anche un fattore, diciamo così, di indotto che ci proviene dagli europei, dai campionati europei, ma non solo, anche perché credo che con tutto quello che abbiamo realizzato negli europei, girando nove città, e soprattutto anche il discorso della televisione, delle emittenti televisive, in particolare la Rai ma anche Sky, ci stanno dedicando spazi non indifferenti, e questo chiaramente serve per promuovere sempre di più la nostra disciplina, il nostro sport, e noi di questo ne siamo completamente soddisfatti. All'atere di questo ci sono delle novità per tutte quante le società sportive, sia per ormai l'ingresso del lavoro sportivo, e prossimamente, diciamo dal 1° luglio, anche il fattore del vincolo, sul quale chiaramente stiamo approfondendo e stiamo lavorando per cercare i giusti equilibri tra atleti e società. Non è una cosa semplice, ma comunque ci stiamo lavorando. Sì, come sono arrivato sono rimasto impressionato dalla gente che c'è, da tanta gente che c'è, quindi a dimostrazione del gran movimento della pallavolo abruzzese, che è rappresentata anche ad alti livelli con tre squadre, mi sembra, in Serie A, due maschile e una femminile. Bisogna investire tanto sull'attività giovanile per poter poi arrivare anche ad attività di vertice, ma sempre con possibilmente atleti locali, che così si evitano dispendi di energie sia e soprattutto economiche. Bene, passiamo alla Serie C maschile, che riposterà il prossimo turno. Quinta giornata, Montesilvano 3, Alba Adriatica 2-3, Sieco Ortona, Torrione L'Aquila 3-0, Montorio Gada Pescara 3-1-3, Termoli Arabona 3-1, Lanciano Iulia Gas Montesilvano 3-0, conducono la classifica al primo posto il Termoli con 13, al secondo il Gada Pescara 3 con 12. Poi Alba Adriatica e Lanciano 9 punti, Sieco 8, Montorio 7, Arabona 6, Montesilvano 3 e Torrione L'Aquila Torino L'Aquila 4 punti, 0 punti per Iulia Gas Montesilvano. Per la C femminile, ottava giornata, Gada Pescara Project Tortoreto 0-3, Francavilla Paganica 3-0, Città Sant'Angelo San Buceto 0-3, scusate, Campobasso Pratola 3-2, Lanciano Cussaquila 2-3, Torrione L'Aquila Rabona 2-3, Giulianova Teramo 3-2. Abbiamo questo servizio fra un attimo. Un ringraziamento a Raffaele Tomesani per telecronaca e interviste. Ha rinunciato per la pesante tensione della gara all'intervista TV l'allenatrice ospite. Per quanto riguarda la parte tecnica, ringrazio Carlo e Fabio Di Blasio. La classifica vi dà il comando: Cussaquila con 22 punti, Giulianova 21, Tortoreto e Arabona 16 punti, Città Sant'Angelo 15, Torrione L'Aquila 13. Tra l'altro seguiremo il gran derby tra Cussaquila e Torrione nel prossimo turno. Lanciano 12, Teramo 11, Francavilla e San Buceto 10, Gada Pescara Project 9 punti, Campobasso 7, Paganica 5, Pratola 1 punto. Vediamo il servizio per Giulianova Teramo. 3-2. Le sue opinioni per come è andata la partita? Secondo lui è una bella partita.
Sì, una bella partita, cominciata non con il piede giusto, però devo dire che di fronte abbiamo trovato una squadra molto molto ben attrezzata, hanno lavorato molto bene in campo, soprattutto nel sistema di muro difesa, e in attacco ci hanno messo difficoltà sin dall'inizio. Noi non siamo stati capaci di reagire da subito, però sono molto soddisfatto del lavoro che hanno fatto le ragazze, perché mentalmente poi è complicato rientrare dopo che si perde due set, giocati non benissimo, e fino alla fine è stata una lotta continua. Sono contento che siamo arrivati a portare a casa questi due punti, però c'è ancora tanto tanto da lavorare, il cammino è lungo. Che cosa ne pensa di come è andata la partita? È stata una bella partita, siamo arrivati qui con la seconda in classifica per giocarcela, abbiamo fatto due bellissimi set, sul terzo abbiamo un po' pagato perché loro sono orientati forte, peccato 20-18 al quarto set, potevamo fare il punto per andare avanti e magari chiuderla perché loro stavano un attimo in crisi. Bravi loro che ci hanno creduto, poi il quinto set è stata una battaglia 16-14, quindi beh, comunque abbiamo visto una buona pallavolo per due ore e mezza. La partita è stata bella equilibrata, ripeto, siamo venuti in casa dalla seconda in classifica, noi piano piano stiamo cercando l'assetto giusto della squadra, stiamo quadrando veramente grazie alla coach Terramani che sta cercando di costruire questo progetto per... L'anno scorso siamo salvati all'ultima giornata con tutte le ragazze giovani, quest'anno cerchiamo di fare il campionato tranquillo, poi magari se riesce a qualificarci per i playoff ci proviamo, insomma il nostro obiettivo è fare un campionato tranquillo, le ragazze ci stanno e oggi abbiamo dimostrato, ripeto, in casa della seconda. Bene, ringrazio lo staff tecnico della regia, Maurizio Dagui, Antonio Di Berardino e Claudio Di Giacomo, appuntamento martedì prossimo alle ore 21 per l'ottava puntata di Pallavolè, grazie e buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.